Piacenza, città definita crocevia di culture, famosa per l'ospitalità che un tempo elargia a pellegrini e artisti di passaggio e che oggi riserverà ai corridori del 104° Giro d'Italia. Da qui, infatti, tra non molto, partirà la quarta tappa della Corsa in Rosa 2021. Prima però facciamo una piccola deviazione lungo il percorso del Giro E, perché abbiamo qui con noi Elisa Scarlatta, vice capitano del team Toyota al Giro E appunto. Il Giro E è un'esperienza fantastica, c'è un divertimento assoluto, da fuori potrebbe sembrare una gara, in realtà non c'è uno spirito troppo competitivo tra di noi, perché è giusto che anche le persone che arrivino da fuori su queste biciclette elettriche, che magari non sono ciclisti, comunque non sono persone allenate, e vengano e si divertano con una bicicletta che glielo possa permettere. Ci troviamo a metà del percorso, siamo a Parma, nel centro della Motor Valley, che però sta cercando di diventare ormai Hydrogen Valley. L'Emilia Romagna è infatti uno dei poli più importanti a livello italiano ed europeo per la decarbonizzazione, che parte proprio dai motori. Ecco perché siamo arrivati fin qui a bordo di una Toyota Mirai, la Mirai a idrogeno. La nuova Mirai è costruita sulla piattaforma modulare GAL, che ha permesso di aggiungere un terzo serbatoio di idrogeno, aumentando così l'autonomia del 30% fino a circa 650 km. E di migliorare anche le prestazioni, riducendo il peso della vettura ma aumentandone la potenza, grazie anche alla nuova batteria elettrica agli ioni di litio, più piccola ma più potente di quella precedente al nickel. Prima di tornare al Giro, una seconda deviazione, questa volta verso il futuro, con Letizia Paternoster, giovane promessa del ciclismo italiano. Sì, è stato sicuramente un anno molto difficile lo scorso, soprattutto per me. Ho avuto un infortunio di 6 mesi e poi purtroppo un Covid che è durato per molto tempo. Ora sono ripartita, ieri sono stata vaccinata e adesso sta andando tutto per il meglio, la preparazione sta continuando al massimo e i progetti futuri ne ho uno solo in testa ed è talmente forte che basta e avanza, ed è sicuramente l'Olimpiadi di Tokyo. Torniamo al Giro d'Italia, anzi arriviamo direttamente al traguardo, siamo a Sestola dopo aver anticipato i corridori a bordo della Mirai e aver osservato il difficilissimo percorso che gli atleti si sono trovati ad affrontare, fatto di due step diversi, una prima parte più pianeggiante e tranquilla fino a Parma e poi una seconda parte tutta in montagna già da oggi alla quarta tappa, con pendenze ripidissime e curve a gomito. Siamo stanchi, già anche noi, figuriamoci loro, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima tappa, che sarà una tappa coloratissima.